Ciao ragazzi, benvenuti alle strade italiane più belle da percorrere in moto. Quest'oggi siamo a Monbaldone, è una splendida cittadina medievale. Il percorso che faremo oggi è Monbaldone-Roccaverano-Spigno-Monferrato, sono 23 km di strada bellissima. Venite con noi, ve le faccio vedere. Ciao ragazze, benvenute. Nadia, piacere. Tullia, piacere, Aro. Siete pronte? Siete arrivate bene? Sì. Ok, andiamo. Venite, vi presento Umberto, un posto meraviglioso. Umberto. Ciao, Aro. Ciao. Come stai? Bene. Bene. Vi presento le ragazze. Nadia. Prego, comandate. Le strade italiane più belle da percorrere in moto. È lì che avete trovato il concorso, giusto, Giulia? Sono assidua frequentatrice di Facebook. Ok. Sono motociclista e sono iscritta a vari gruppi. Uno di questi gruppi ho visto l'annuncio di Codcast Channel che cercava due motocicliste per fare un itinerario tratto dalle strade italiane più belle da percorrere in moto. E hai vinto. Ho vinto, sì. Nadia, motociclista. Facendo parte di un motoclub avevo necessità di avere dei percorsi nuovi e ho visto questa pagina delle strade più belle da percorrere in moto. C'era una grande varietà di percorsi, cercavano queste donne e sinceramente non ce ne sono molte. E ho mandato la mia candidatura e siamo qua. Bene, è stata dura vincere? È stata una competizione. Un passaparola continuo, due giorni. Siamo a Monbaldone, faremo questa strada fino a Roccaverano. Poi, dopo un piccolo pranzo e dopo il caffè, ci buttiamo giù per le Calanche e arriviamo fino a qui, Spigno Monferrato. Come vi sembra il percorso? Abbastanza tortuoso. Sì, ma è impegnativo, dai. Vabbè, 23 km però, per voi ve li mangiate. Si fa, no. E lungo il percorso ci sono delle sorprese che vi abbiamo preparato. Andiamo a vederle? Andiamo a vederle. Ok ragazze, queste sono le moto. Quale volete? Non lo sapete? Decido io. Tu la rossa, tu la bianca. Vi va bene? No. A te va bene? E vabbè, allora fate voi, prendete quello che volete. Ok. Da Monbaldone a Roccaverano è stato molto spettacolare perché lasciandoci il paesino alle spalle, dopo già 4-5 curve si aprivano sulla sinistra le Langhe. Paesaggi straordinari, molto colorati, decisamente una bella strada, abbastanza pulita, mi è piaciuta parecchio. Rispecchia molto il tipo di giri che faccio in moto, proprio perché è bello stare a contatto con la natura, è bello vedere il paesaggio proprio a 180 gradi quando ti sposti e viaggi. Riesci a fare andatura, cosa che a me piace molto e ti dà molto la sensazione di serenità nel guidare. L'abbinamento tra il piacere di andare in moto, quindi le curve, la strada, una bella traiettoria da tenere con la moto e il paesaggio.
Com'è andato il giro? Molto bene. Bene. Ti è piaciuta la strada? Davvero bella, un bel panorama. Benvenuti a Rocca Verano. Siamo sotto questa antica torre che ho fatto allestire con dei fiori solo per voi. Grazie. Prego, sono un uomo di una volta. Come siamo messi, a fame? Tantissima. Direi che è un leggero angurino. Volete una foto? Un bel sorriso. Questa la pubblico. Dite che timo? Penso di sì. Vi ho visto venire su serene, tranquille, prudenti. Sì, abbastanza. Cioè, comunque è la prima cosa quando decidi di andare in moto. Sto iniziando anch'io ad andare in moto e sto guardando dei DVD sulla tecnica e soprattutto sulla sicurezza. Mantenere la distanza di sicurezza, stare attenti all'asfalto, quindi al centro della carreggiata. Sono quelle due o tre cose basilari dalle quali non puoi sgarrare. Certo, ma non avete paura della velocità? Se usi la tecnica giusta nella guida e ovviamente non si esagera, è anche necessario comunque avere la moto a posto, le gomme. E usate tutte le protezioni, la tartaruga, l'abbigliamento tecnico. Sì, sì, quello è anche fondamentale, una tuta con più protezioni, paraschiena, stivali. Allora, questa è la rubiola, che è il formaggio tipico di Rocca Verano ed è in tre stagionature. Molto stagionata, quasi grattugiabile, stagionata e fresca. Va bene, faccio allora il cavaliere. Noi mangiamo, E tu non potrai mai fare il formaggiaio. Si vede, che sono impedito. Ho da qualche casino. Allora, possiamo mangiare? Mangiamo. Buon appetito. La magna. Buonissima. Allora, quella è marmellata di acacia e invece l'altra è la mostarda d'uva. Prima le signore. Ah sì? Abbiamo direi. Il ruolo. Adesso l'assaggio te lo dico. Buon appetito. E allora, mangiato abbiamo mangiato. E robiola? Presa? Sì. Dai, te la porto io. Te la ridò a Spigno Monferrato, che è la prossima tappa. D'accordo. Per quanto ci vediamo? Sì, dai, non ci mettere fretta adesso. Ragazze, attente, in sicurezza. A dopo. Ciao. 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 Is a trees, look, and this one's for all my homies deceased. All my niggas in the casket are 6 foot deep. Got me thinking, was this life really made for me? That's why I'm sitting there blowing on the pithies of trees. I think about all that I could have become, but instead I'm growing up in this fuckery slum. I wish I could have changed this lifestyle for my mom. Living in the ends when niggas bought shots for fun. I'm telling ya, it's a cruddy lifestyle, been seeing gang warfare. La seconda parte è molto più impegnativa, in gergo molto storta, in ogni caso molto bella. Molto più adatta a chi vuole andare in moto, vuole tenere delle andature un po' più veloci e ha tutte queste curve tornanti che si affacciano sui calanchi. Ma assolutamente guidabile, bella, assolutamente da moto. Time comes, I'll join you at them pearly gates. And me and you come back together like we did before. And you can teach me all them things that you never taught. And me and you come back together till the day dawns. And even when the day dawns, we'll still be riding. I'ma tell you something, I hope you don't mind. But when I come to you, I'll bring some sesso, wine, so we can drink a little. Giulia è una ragazza molto simpatica. Sono contenta di aver fatto questa esperienza insieme a lei. My sister. Nadia è un'ottima compagna di viaggio e con lei non c'è davvero storia né competizione. Le auguro di macinare tanti chilometri e di non abbandonare questa passione. È da 20 anni che va in moto e ha una famiglia di meccanici e motociclisti con la quale non si può competere. Non tutte le donne sono portate per andare in moto e lei ha le carte giuste. Life ain't meant for me. I don't wanna be young and see my life flash before me. Ciao! Come è andata? Molto bene. Benissimo.
una bella e buona strada. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno votato e mi hanno permesso di riuscire a godere di questa splendida opportunità che le strade italiane più belle da percorrere in moto ci ha messo a disposizione. Quando prenderai la moto torneremo a farmi un giro. Cos'è, una sfida? Mi stanno sfidando? Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato e che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Allora ragazze, com'è andato il giro? Curve favolose, asfalto meraviglioso. Le consiglio a chi ha la possibilità di farle. Il percorso e gli esaminati finali in mezzo ai calanchi erano veramente splendidi. Paesaggio, visto colori meravigliosi. E allora vi aspettiamo al prossimo percorso sulle strade italiane più belle da percorrere in moto. Non mancate. Ciao. Non mancate. Un saluto a tutti.